Siamo con Iginia Roberti, già dipendente della filea CGIL e prima ancora della CGIL. Siamo proprio qui dinanzi alla sede della filea CGIL a Taranto in via Aristosseno 21 per riprendere una triste situazione, un triste argomento. Ricordate infatti che oltre un anno fa, due anni, Iginia Roberti fu licenziata dalla filea. La motivazione ufficiale, una difficoltà economica e finanziaria dell'azienda, i famosi tagli al personale. Fa specie pensare che questi tagli, chi li applica? Un sindacato. Il sindacato che, almeno in teoria, difende o dovrebbe difendere i lavoratori. Abbiamo scelto questa location, è stata una scelta voluta, perché qui Iginia Roberti ha speso tanti anni della propria vita dal punto di vista umano, dal punto di vista lavorativo e professionale. Prima dell'intervista, proprio parlando con lei, mi evidenziava come è stata lei insieme ad altri colleghi a mettere in piedi, a impiantare proprio qui questa sede. E allora Iginia, sicuramente oggi in questo momento affiorano tanti ricordi, tanti sentimenti. Ti sei purtroppo sentita abbandonata, perché al di là, all'indomani del provvedimento, due parole formali di circostanza, ma non hai mai avuto un incontro, un colloquio con il segretario Bardinella. Allora Luigi, sì, tante emozioni, perché io in questa sede l'ho tirata su con l'allora segretario e parliamo di luglio 2000. Tante emozioni anche negative, perché due anni fa, il 7 maggio, io sono stata licenziata verbalmente da un collega a seguito di una riunione di un direttivo in cui si diceva che c'era comunque un disavanzo di bilancio. E quindi esuberi. Esuberi. Chiamiamoli esuberi, formalmente. E io ti parlavo di emozioni perché sono stata due giorni qui ad aspettare un confronto col segretario Bardinella. Sono stata giù ad attendere, mandavo messaggi, ma il segretario della filea non mi rispondeva. Finalmente il 9 mattina sono riuscita ad incontrarlo qui in sede e per chiedergli come mai, no, questa soluzione così senza poter avere un confronto e discuterne. Mi ha liquidata dicendo: è stato deciso così, devi essere licenziato. Ecco, allora io mi domando, questo noi già due anni fa ci siamo incontrati proprio quando la ferita era fresca, però ci sono delle ferite che quando passa il tempo paradossalmente non riescono a rimarginarsi, anche perché c'è quantomeno un'ingiustizia morale, perché al di là degli aspetti formali, perché è molto facile per un'azienda o per un sindacato, per un qualsiasi ente, dire c'è una situazione economica pesante, dobbiamo operare dei tagli. Ok, bene, però si potevano attuare altre soluzioni. Allora, la qui presente Iginia Roberti vive, accudisce due disabili e ovviamente fruisce dei benefici della legge 104. Ora, anziché il licenziamento, avrebbe potuto benissimo usufruire di quei benefici della 104 che le spettavano, perché non è certo un abuso, ma è una sventura. Purtroppo è una realtà. E in questo modo la filea CGIL non avrebbe sopportato i costi che un dipendente, per due anni, che un dipendente comporta. Certo. Quindi, diciamocela tutta, che non si è voluto andare incontro alle esigenze, innanzitutto umane, e mi fa specie, dicevo Iginia, che un sindacato che difende i lavoratori, il lavoratore si presenta qui, citofona, bussa alla porta e chiede giustizia lavorativa. Poi una situazione del genere, paradossalmente, chi la vive? Proprio un dipendente della filea. Assolutamente sì, guarda, è stata, ecco, quando dicevi che le ferite non si
marginano, è vero, e non si potranno mai rimarginare perché è stato adottato un comportamento eticamente non corretto. Io ho cercato in tutte le maniere di poter avere un confronto a tutti i livelli, ma mi sono state chiuse le porte. Ora, lo slogan della CGIL, non ti lasciamo solo, io sono stata lasciata sola. Questa è la verità. E rimarco, a costo di essere ripetitivo, il fatto che questa situazione, che io definisco un'ingiustizia morale, perché poi esiste sempre comunque il paravento del giuridico, per carità, c'è una crisi, ok, va bene, però dico, come si aiutano le altre persone, ed è giusto aiutarle, un sindacato lo deve fare, beh, a maggior ragione lo dovrebbe fare con un proprio dipendente. Iginia, tu hai avuto un fiume, un mare di solidarietà con i vertici nazionali della filea, regionali e nazionali. Come è andata? Anche loro si sono negati? Io sono sincera nelle mie cose, nella filea nazionale il primo giorno ho avuto un confronto e ho avuto solidarietà, poi questa solidarietà anche dalla CGIL di Taranto, devo essere sincera, questa solidarietà dopo il primo giorno è sparita, si sono chiuse assolutamente tutte le porte. Io per la verità, quando c'è stato l'evento del licenziamento, ho incontrato anche il segretario Bardinella e gli ho chiesto un'intervista. Ho detto, vedi, Iginia Roberti ha dato la sua versione, per una questione proprio di correttezza, di trasparenza, mi piacerebbe una tua intervista, o meglio ancora, un bel confronto civile e democratico. Lui mi ha detto, dice no, la vicenda verrà affrontata nelle sedi giudiziarie. Anche qui c'è stato un muro, quando invece avrebbe potuto benissimo sostenere un confronto, perché chi è sicuro di sé non ha problemi. Ma Iginia, ora già viviamo un momento di crisi particolare, la situazione di Taranto, ci mancava solo la pandemia, e quando non si è più giovani, ragazzi, diventa difficile ricollocarsi in ambito occupazionale. Molto difficile, è molto difficile, perché io sono stata licenziata, avevo 56 anni, dopo due anni ne ho 58. Ora mi è terminata anche la NASPI e devo ringraziare i miei due disabili. Posso mangiare, non pago più le bollette, non pago affitto, ma resta un problema fondamentale. Io, grazie a mia zia e ad una mia amica carissima, posso essere libera alle ore della mattina, poi alle 13 la mia vita finisce, mi chiudo in casa. E l'assistenza continua. L'assistenza continua. Ora, se io invece avessi avuto il mio stipendio, la tua autonomia, la mia autonomia, avrei anche potuto aiutare io i miei due disabili, anche perché, caro Luigi, ci sono delle scadenze che sono personali da poter pagare. E io adesso dei debiti che vanno onorati. Che vanno onorati e io non posso onorarli. Cosa devo fare? Prego, prego. Scusami, allora continuo ad avere, come ti devo dire, fiducia nella giustizia, anche se la prima causa, voglio dire, è finita male. Sì, perché è una situazione, è una situazione in cui chiaramente qualsiasi azienda, nel momento in cui presenta, come è giusto che sia, una situazione finanziaria difficile. Ora io non entro nel merito della vicenda, diventa anche per i giudici difficile entrare nel merito di una vicenda finanziaria, non è che il giudice può fare i conti in tasca a un'azienda fino a un certo punto, un'azienda, un ente, però qui stiamo parlando, al di là del paravento giuridico e giudiziario, poi nella sede appunto del tribunale, e qui si tratta proprio di una mancanza di rispetto da parte di un sindacato che difende i lavoratori nei confronti, dal punto di vista umano, mancanza di rispetto nei confronti di una persona che ha speso anni e anni della propria vita. Qui parliamo degli aspetti etici. Sì, allora Luigi, io conosco bene la filea, il giudice non lo conosce, non la conosce, la realtà non sindacale. Io conosco benissimo la filea e ti posso garantire che abbiamo avuto dei periodi bui, no? Dove non c'era la possibilità monetaria e abbiamo dovuto anche rinunciare per alcuni mesi allo stipendio
sempre recuperandoli, ma mai nessuno è stato licenziato. Pur di aiutare tutti. Assolutamente, c'è sempre stata, cioè la figlia era come una famiglia. Una famiglia in cui praticamente si stringe la cinghia, ma il padre non lascia a digiuno il figlio. Assolutamente, assolutamente ecco. No. Quindi la figlia è una categoria che non tramonterà mai, anche perché è il settore dell'edilizia. E, quindi è stata, secondo me, voluta la cosa, anche perché io, come abbiamo appena detto, potevo e avevo già avuto, come si dice quando tu presenti, avevo presentato attraverso il patronato Inca, CGL, visto che la situazione a casa stava peggiorando, la 104, quindi, la domanda di lì si sarebbe potuto risolvere. Avevo avuto pochi mesi prima del famoso 7 maggio 2019 l'autorizzazione ad accedere alla 104. Queste cose sono state dette al segretario della filiera di Taranto, al segretario della CGL, al segretario della filiera nazionale e ripeto, dopo un primo conforto da parte anche della filiera nazionale, dopo si sono chiuse le porte. Perché poi quando, come si suol dire, cala il sipario, si ha la solidarietà all'inizio. Sì. Al teatro, poi quando cala il sipario, come si suol dire, chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato. E Iginia, io... Noi... Devo dire ecco. Adesso con l'avvocato Mario Soggia, che ringrazio tantissimo, abbiamo presentato il ricorso chiaramente. Il problema adesso qual è? Che il segretario della... Hai avuto la vicinanza di USB? Di USB, sì. Tantissimo. Francesco Rizzo. Ma ti dirò che, questa è una cosa che voglio dire perché è importante, ho avuto molta solidarietà da molte persone della CGL, ma di nascosto. Perché non si espongono, perché non vogliono essere scomodi, apparire scomodi. Esatto, e sono stati bloccati, ok? Perché o la solidarietà è vera, no, e bisogna metterci la faccia e devi mettere la faccia oppure niente. Ho avuto molta solidarietà da tantissima gente, ecco. No, ti volevo dire soltanto queste cose. Il problema fondamentale adesso qual è? Che alla controparte l'avvocato Mario Soggia ha presentato la richiesta di versare quelli che sono i 6 anni che mi servono, mancano per la pensione, per poter accedere alla pensione. E ostinatamente la filiera CGL di Taranto continua a dire di voler versare soltanto 2 anni. Ora questo che cosa vuol dire, Luigi? Potrebbe sembrare quasi un dispetto, potrebbe, a questo punto. Ecco, perché? Perché ce lo domandiamo e rinnoviamo l'invito a un confronto civile e democratico, un'intervista, quello che vuole, al segretario Bardini per fare chiarezza su questa vicenda, anche perché ammesso che sia come dice lui, che c'erano questioni finanziarie dell'ente, benissimo, ok, però si poteva e si potrebbe trovare una soluzione per consentire a Iginia di raggiungere di ottenere quei contributi per poi così avviarsi serenamente alla pensione. Per concludere, la vicenda di Iginia ci fa riflettere perché capiamo poi perché la gente si disaffezioni, anche i militanti di sinistra si disaffezionino e si allontanino dalla sinistra, dal sindacato, vedendo certi comportamenti che certamente non rispecchiano quelli che erano gli ideali di un Berlinguer, tanto per nominare uno dei padri della sinistra. Non penso che all'epoca degli anni ruggenti di Berlinguer la sinistra e la CGL avrebbero potuto tollerare una situazione del genere, che eticamente è una situazione, ripeto, non bella, non certamente bella. No, per niente bella. Io sono entrata nella CGL nell'84 e poi nel 93 io sono passata in filea. Ti posso garantire che io ho conosciuto grandi segretari della CGL e della filea che non avrebbero mai consentito che un compagno, che è una parola grande, compagno, compagna, una donna fosse stata trattata in questa maniera. Perché poi
la filiera, la CGIL parlano del rispetto della donna e si sciacquano la bocca con la parola rispetto della donna. Questo non deve accadere soltanto l'8 marzo, dovrebbe accadere tutti i santi 365 giorni dell'anno. E quello che è accaduto nel maggio di 2 anni fa, del 2019, è certamente, io lo definisco uno schiaffo alla storia della sinistra e di quei valori che il sindacato dovrebbe interpretare. Uno schiaffo alla grande CGIL. Perché, ripeto, è molto facile presentare una situazione finanziaria pesante, ma lo è, io non lo metto in dubbio, non voglio mettere in dubbio le parole di Bardinella. Ammesso che sia così, che ci sia una situazione finanziaria pesante, però le soluzioni per andare incontro a Iginia umanamente, ecco perché io dico la cosa è stata scorretta eticamente. Se c'è sì il paravento giuridico, c'è dal punto di vista umano un qualcosa che proprio confligge con il rispetto di un essere umano, di una lavoratrice e di una donna. Iginia, siamo con te, lo sai che Luigi Abate Production e Communication, la mia azienda, e il sottoscritto, sin dall'inizio ti siamo stati vicini. Grazie. Con i fatti, non con le parole, grazie. Anche esponendo. Di questo ti volevo dire una cosa, sì, perché io sono piccolina piccolina contro la CGIL che è grande. Ma con i piccoli missili si affondano le corazzate. E ti dico un'altra cosa, che io non voglio mollare, perché questa è un'ingiustizia, e fino all'ultimo respiro io continuerò. Non è solo una battaglia personale, ma è una battaglia di valori. Sono stata molto offesa, ti posso garantire che sono stata molto offesa. E comprendiamo la sofferenza, perché noi vediamo ora Iginia che ha la forza, però nei momenti di solitudine, quando ci si trova sola, ti trovi sola, quando ti trovi con due disabili in casa, si aggiunge il dolore sul dolore. Sì, non è facile, Luigi, non è facile. In bocca al lupo, Iginia. Grazie, grazie mille, grazie.